Allora, è stato ospite nella prima puntata, è un campione di ciclismo, anche attore cinematografico, si fa per dire. È tornato a trovarci Gigi Manganoni. Manganoni, proprio come la Pangallo, sì, ho letto che dai giornali ci sono problemi col doping, eh? Lei ne sa qualcosa? Sì, ne so qualcosa. È un brutto periodo questo. Brutto periodo, perché? Sì, perché nel ciclismo adesso c'è questa mania dell'antidoping, solo che lo fanno sempre a me. Ma non è vero, non è vero, dai. Cioè, l'antidoping fatelo al primo, arriva primo, può aver avuto degli aiuti, cioè io arrivo 90esimo. E loro dice, appunto, sei arrivato 90esimo, di solito arrivi oltre i 100. Allora gli fanno il doping. Come mai fanno il doping? Fanno il doping. Sì, sì. Sì, ma dico, ma per fare il doping faranno, che ne so, un sorteggio, non so, no. Non sorteggio, dicono che sorteggiano, ma direte, Manganoni. Manganoni, cioè, se venissi così estratta la lotteria sarei miliardario. Insomma, allora? Lei mi ha ricordato una legge sportiva prima, quando sentivi i suoi... Cioè, l'importante è partecipare. Ecco, vabbè, adesso che ha fatto la sua battuta non ha riso nessuno. È contento? No. Ecco, allora andiamo avanti. Andiamo avanti. Diceva, parlava del doping. Come si fa sto doping? Io non sono molto... Sì, il doping, ti chiamano, arrivi al traguai, sei stanchissimo e dice Manganoni all'antidoping, 10 minuti per fare... Poi ti mandano un giudice, ti danno il bicchierino, prendi il bicchierino, dai il bicchierino, prendi il bicchierino, io ho l'impressione che facciano un brindisi di là. Sì, vabbè. Non te la fa lunga, si tratta poi in fondo di fare solo la pipì, Sì. Vabbè, a comando. Cioè, in 5 minuti devi farla. Cioè, la vescica è come il cuore, non si comanda. Sì, va bene. Manganoni dice che è sfortunato perché continuano a addestrare il suo nome, Manganoni, Manganoni, Manganoni. Però, voglio dire, è così, no? È così. È così, Devi fare espletare questa formalità a comando. Per fortuna adesso c'è il commissario, quello che controlla, insomma, che ha capito la mia buona fede. Cioè, che io ho bisogno della mia privacy, cioè io mi blocco se c'è uno lì che mi controlla mentre devo preparare il materiale per l'antidoping. Beh, che c'è di male, è vero. Cioè, già io a casa mia, se non ho la porta del bagno chiusa, la porta dell'appartamento chiusa, l'ascensore bloccato. Beh, allora il giudice che controlla adesso mi aiuta, è comprensivo, cioè si mette di fianco e fa psss. Sì. Cioè fino a poco tempo fa almeno, perché adesso se è messo la dentiera non gli viene più. E allora io mi sono arrangiato da una ruota, ho tolto la comera d'aria e con la valvola faccio psss. Basta! C'è. Perfetto. Ci sarà qualche incontinente in sala? Se fa così è finita. Allora, mi scusi. Va bene, andiamo. Dico, però voglio dire, funziona? Sì, sì, funziona. No, funziona questo metodo. L'ultima volta ne ho fatto un bicchierino, 2 bicchierini, 3 bicchierini, 8 bicchierini. Sì. È entrato il capo giudice, ha visto tutti questi bicchierini, ha pensato fosse un compleanno. C'è un signore asmatico, che fa? Ride, insomma, che c'è l'asma, fa senso, scusi. Allora. E allora si è confuso, tira sul bicchiere, dice auguri Manganoni! E ne ha buttati giù 4 d'un fiato. Pensava a un compleanno. Sì, sì, ah, sì. Dopo ha fatto il giro d'Italia delle USL. Sì, vabbè. Però io so, e ho letto, che lei ha in serbo una cosa strepitosa. Ce la vuole confidare? Sì, io. Ecco, però è un segreto. Ma anche se parla piano, voglio dire, cioè, si sente, c'è il microfono, quindi lei sta preparando il record dell'ora. Un applauso al record dell'ora, Manganoni. Grazie.
Record man dell'ora, ma ci pensate? Senta, come l'ha studiato? Come l'ha studiato? Perché ognuno poi ha le sue tattiche, ognuno ha le sue... Certo, chi cura l'alimentazione, chi la preparazione, i materiali della bicicletta. E io ho preparato una cosa geniale, davvero. Lo dico allora. Cioè, ha raccontato tutto fino adesso, adesso ci lascia con l'amaro in bocca. Allora, io l'anno prossimo, è un'anteprima che do, non lo sa nessuno, tento il record dell'ora, quando c'è l'ora legale, che spostano indietro d'un'ora l'orologio. Ti vergogno, sì, ti vergogno.